Allora, dunque, siamo innanzitutto, possiamo vedere, sulla sabbia. Dietro c'è una rete, sono con tre che hanno fatto la storia del beach. Presentatevi, ragazzi. Il Bab, Raffa e il Gallo. Allora, Fabio, al secolo, Fabio Galli, Andrea Raffaelli e Antonio Babini. Ragazzi, il beach tanta roba, Bab. Tanta roba, sì. Poi, livello cresciuto, veramente... molto bello, spettacolo bello, niente da dire. Oggi il tempo ci aiuta, ieri era stato un po' inclemente. E quindi però... abbiamo organizzato già una partitella che comincerà in contemporanea con la finale. Non vorremmo levare troppi spettatori in finale, quindi forse la facciamo dopo. No, sì, qui in questo quadratino c'è parte della storia, non ci stiamo tutti, no? Abbiamo fatto la storia, qui c'è il futuro, però sono convinto che se ci mettiamo in campo non so chi la porta a casa. Io molti dubbi ce li ho sul fatto che chi potrebbe vincere. Adesso però, ragazzi, ci tolgono una curiosità. Cioè, fate gli allenatori, gli organizzatori, cioè ragazzi, meglio giocare. Purtroppo la testa, cioè purtroppo, per fortuna, mettiamola come vogliamo, la testa è sempre lì. Quando c'è il prepartita io quasi invidio, no? Le ragazze che stanno per giocare, che vivono questi momenti. Quindi giocare è la cosa più bella del mondo, che può farlo, che lo faccia più tempo possibile. Dico a tutti, giocate più possibile, infatti Bab sta ancora giocando, lo invidio tantissimo, mi ha appena invitato a un torneo in un posto magnifico e non ci vado, sono proprio... Queste occasioni vanno prese... Un coglione! Devo dire, allora, si può dire, si può dire. Tu stai parlando con, insieme al Cisco, al secolo Stefano Recine, i campioni mondiali in carica over 55. Oh, applausi ragazzi, quindi, applausi. Ah cazzo, Babbo, ti tocchi ancora. Noi ancora non possiamo questo farlo over 55. Questo è quanto. Cioè, siamo la corona. Sono tuttora l'iridato dell'over 55, fino, al fino ai prossimi World Master Game. Beh, appena quindi arriviamo noi alla categoria, ci rulliamo e già finita lì. Aspetto. Aspetto. Allora ragazzi, in 10 parole a testa, cos'è il beach volley? Bab. Ah, beach volley è uno stile di vita. E meno di 10 parole, uno stile di vita. Beh, per me è la mia vita, lo è stato da giocatore, lo è tuttora da allenatore, quindi più di questo. È lo sport più bello del mondo. Adesso ragazzi, divertiamoci. Ora devo dire una roba, siamo a Cervia. Quando iniziò qui il beach volley? 127 anni fa, 34 anni fa, tutti pensavano che sarebbe stato un giochino così, invece è diventato un bellissimo sport olimpico con il torneo a 5 cerchi che ormai si gioca nel sito che viene sempre premiato ad essere il più bello di tutte le Olimpiadi, e perciò siamo contenti di essere tutti beach, ragazzi, vero? Viva il beach! E viva voi ragazzi! Sono degli eterni ragazzini questi qua, non cambieranno mai. Cioè, faremo l'intervista fra 15 anni e saremo ancora qui a divertirsi. Io giocherò ancora. Io no. Gioco adesso. Io no. Allora, e io vi guardo. Vabbè, io vi commento. Ciao ragazzi. Ciao.